Sindaco, appena Sant'Andrea nascerà uno stabilimento per la produzione di pappa reale, è una grande opportunità per il territorio. Sì, siamo veramente contenti perché senz'altro sarà un'opportunità di crescita, un'opportunità di rilancio, perché come tutti sappiamo Perna Sant'Andrea è stata duramente colpita dal sisma e c'è adesso questa opportunità e per questo voglio ringraziare Allenarsi per il Futuro e la start-up d'impresa Aperegina, che è una start-up che appunto produce integratori alimentari per gli sportivi a base di pappa reale. Si prevede quando questo nuovo stabilimento? Ma io spero che adesso nel corso dell'anno si riuscirà a individuare la sede per aprire questo nuovo stabilimento. Io spero che tutto si concretizzi entro il 2018. Ci saranno anche nuovi posti di lavoro, si presume? Beh, spero che, perché questo è l'obiettivo primario, perché quando si vuole rilanciare una zona, quando si vuole rilanciare un territorio ci serve lavoro e spero che questo dia l'opportunità di avviare al lavoro qualche giovane del territorio. Soprattutto tanti apicoltori. Sì, perché qui ci serve una produzione di miele e secondo me siamo nel posto giusto per produrre miele, perché è vero che Penna Sant'Andrea è un paese che da prettamente agricolo che era negli anni 50 e negli anni 60 si è sviluppato ed è diventato un paese commerciale grazie alla frazione Valvomano, ma comunque è riuscita a conservare le sue tradizioni, la sua storia con il centro storico, perché questo è un paese che va dai 150 metri di altitudine che è nella frazione Valvomano fino ad arrivare ai 600 metri e qui si è sviluppata, i miei predecessori hanno avuto l'intuizione giusta, è stato il sindaco Antonio Fabbri insieme ai dei suoi collaboratori e degli ambientalisti locali capitanati da Cesare Baiocco a creare questa riserva naturale negli anni 90 e penso che nella riserva naturale sia il posto giusto dove produrre il miele, dove produrre la pappa reale che serve per fare questi integratori naturali.